10 Panato più la finale di Coppa Italia. La Juve molto del presente e del suo futuro da stasera al 23 di maggio. Una serie di scontri diretti per le posizioni che contano, quelle che portano all'Europa dei grandi. Un obiettivo fondamentale da raggiungere con tutte le forze che restano, con passione, con orgoglio, con grinta, con abnegazione, con spirito di sacrificio, con la consapevolezza di essere una grande squadra e di poterlo dimostrare sul campo. Partiti fino alla fine del primo tempo, forza Juve gol. Dai ragazzi, il primo pallone lo gioca Koulibaly. Si fa vedere a sinistra Alexandro, il pallone per il brasiliano che prova ad accelerare su Lozano, poi il servizio buono orizzontale per Ronaldo, doppio passo di Ronaldo ancora per Alexandro che può metterla in mezzo, lo fa, deviazione, la palla non arriva a Ronaldo, ma c'è Chiesa a destro, deviazione, ancora corner per la Juve, secondo calcio d'angolo, 8 minuti 44 secondi. Danilo, largo per Chiesa. Chiesa, due uomini del Napoli, Chiesa, finta contro finta di Federico, mette in mezzo il pallone, bello per il gol, 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 gol! Sì! 1-0 Cristiano Ronaldo, 12-22, tutto molto bello, tutto molto da Juventus, grande squadra, grande gol, grande azione, 1-0, ecco che rivediamo. Federico Chiesa ne ha due, si inserisce, destro, tunnel, cross con il destro arretrato per Cristiano, per lui è un gioco da ragazzi, trasformare praticamente un rigore in movimento. Assist di Federico Chiesa numero 11, gol di Cristiano Ronaldo numero 25. Poi allora l'intervento di Chiellini che spinge leggermente con mestiere, si prosegue per il vantaggio Insigne dalla nostra area di rigore, attenzione, lo va a recuperare, grandi falcate Bentancur con l'aiuto di De Ligt, dentro l'area però c'è Isai anche lui chiuso, e dietro attenzione c'è un piccolo spazio per il sinistro di Fabian Ruiz, alto sopra la traversa di Buffon. Quadrado sulla corsa di Danilo, Danilo la vuole mettere in mezzo, la finta poi per Quadrado che entra nel limite, sinistro, destro, Quadrado ancora sul destro, tiro, Meret centrale, la para, peccato, altra palla gol per la Juve. Zielinski, limite dell'area di rigore per Insigne, Demme, Di Lorenzo, Insigne, addirittura Ronaldo in marcatura, il tiro di Insigne sorvola sopra la traversa con Buffon in tuffo, 39-30, palla fuori. Quadrado lascia l'Isai, attenzione alla velocità dall'altra parte di Morata, servizio per Alvaro, entra Ronaldo in area di rigore, Morata, Morata, il cross è proprio per lui, arriva Chiesa, no, destro alto, altra palla gol per Nesciupata, peccato ragazzi, ma bene così comunque, non c'è più tempo, arriva uno, arriva due, il duplice fischio della signora Mariani manda momentaneamente le squadre negli spogliatoi, Juventus in vantaggio, Zielinski. Vicino a lui c'è Rabiot che tocca il pallone, libero di Lorenzo dall'altra parte, palla per lui, pericolo in area di rigore, Buffon chiude i guantoni e salva sulla conclusione di Di Lorenzo, poi arriva con violenza da molto lontano Demme, palla alta sopra la traversa, 3 contro 3 della Juve che conquista un buon pallone sulla tre quarti, viaggia velocissimo Quadrado sul fondo, va a prendersi questa palla, Quadrado alza il testone, guarda il centro dell'area di rigore per Ronaldo che è scavalcato, testa di Chiesa fuori! Insigne. Cambio di gioco per Di Lorenzo che la mette giù nella nostra area di rigore su Chiesa, poi Fabian Ruiz al limite dell'area col mancino, il tiro ribattuto, poi spedisce via il pallone De Ligt lungo per la corsa di Alvaro Morata, c'è Ronaldo a guardarlo e a servirlo, attenzione dall'altra parte, velocissimo Quadrado, Morata, 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 alza la testa, serve Juan, Juan guarda il portiere, destro! Alto anche questo, altra palla gol Juve, 52-55. Fabian Ruiz, Mertens, attenzione, Fabian Ruiz per il cross poi del Napoli verso Osimhen che si ritrova il pallone sul destro e tira un paio di metri sulla destra della porta difesa da Gigi, Insigne, il cross per Osimhen che arpiona bene il pallone, il tiro deviato da Alexandro, calcio d'angolo. Secondo corner per il Napoli, Mertens, cambio a sinistra, libero Insigne, mette giù al volo il pallone, entra nella nostra area Insigne, ce l'ha sul destro, finta su De Ligt, sinistro Buffon ancora una volta, gli nega il pareggio, poi Bentancur spinge in calcio d'angolo, Mertens appoggia verso Di Lorenzo che scarica verso Politano, Politano solito gioco a portarsela sul mancino, Fabian Ruiz guarda la porta, tira da lunga distanza, Buffon in tuffo basso. Chiesa,
Tocco per Alexandro, il cross dall'altra parte per Ronaldo, attenzione, Ronaldo si fa scavalcare nel tentativo poi di aggiustarla e lo fa bene, limite, Bentancur, attenzione, Dybala al sinistro di Paolo, gol, 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 gol! Paulino! Paulino, Paulino, Paulino Dybala! 2-0 Juve! Classico tiro da parte di Paolo ad allargare verso il palo più lontano. Gol numero 99 con la maglia della Juve per Paolo Dybala. E Juve avanti per 2-0. Ruiz in area, Osimhen, Osimhen va giù, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Napoli. Lorenzo Insigne contro Buffon. Fischia l'arbitro. Parte Insigne, il destro e spiazza Buffon ad incrociare. Gol del Napoli. Juventus 2, Napoli 1. Il rilancio da parte di Alexandro. Arriva 1, arriva 2, arriva 3. Il triplice fischio del signor Mariani manda le squadre definitivamente negli spogliatoi. A Bentancur, l'apertura a destra per Danilo, Danilo per Chiesa, Chiesa di fronte a sé, Isai, prova a passare in mezzo, ci riesce, doppio dribbling, Chiesa che va verso il fondo, il cross, la deviazione questa volta, Ronaldo non perdona per il vantaggio della Juventus, gran lavoro di Chiesa spostato a destra che ha lasciato sul posto due avversari, l'ha messa al centro e questa volta Ronaldo gira di destro e mette il pallone alle spalle di Meret che nulla ha fatto per cercare di sbloccare il pallone e quindi al 12° minuto si è sbloccata la partita dello Stadium Juventus 1. Capo continua Paolo Dybala e c'è il raddoppio della Juventus, segna proprio lui da pochissimo in campo e viene abbracciato da tutti i compagni, anche quelli della panchina. Paolo Dybala torna e torna al gol, un suo gol, un tiro angolatissimo imprendibile per Merete. Dunque al 27° c'è il raddoppio anche qui, i due recuperi viaggiano di pari passo, Juventus 2, Napoli 0, ancora replice a Milano. D'accordo. Controlla anche che Alexandro non entri in area di rigore, avverte anche McKennie, finalmente tutto sembra pronto, il fischio, partirà con il destro Insigne, la rincorsa, il tiro, la rete e quindi si riapre la partita a pochi secondi dal 90°, Juventus 2, Napoli 1, ha pareggiato Insigne, vai Milano.